benvenuti in questo Vlogmas 3. Sono confusa. Buonasera a tutti. Allora, sono le 4 del pomeriggio. Oggi è martedì. Il mio piccolino si è svegliato adesso. Sta facendo la merenda con le sue patatine preferite. C'è un po' di tossina, piccolino. Questa tosse. Infatti oggi all'asilo erano solo 5 bambini. Non c'erano tanti bambini. Infatti le maestre mi hanno detto che c'erano tanti bimbi malati. E il mio, per fortuna, sta bene. C'ha solo un po' di tosse e un po' di moccico. Stamattina ho lasciato lui alla scuola e io sono andata a lavorare, sono rientrata a lavorare finalmente dalla mia amica, che per me ormai è un'amica di cuore. E stamattina dovevo andare a casa sua, ma non sono andata a casa sua e sono andata nel suo negozio a pulirgli tutti i frighi del lavoro, tutto il frigo, tutti i frighi dove tiene le cose da mangiare e la cappa. Poi li dovevo fare delle cose in più, ma purtroppo i frighi mi hanno portato via parecchio tempo. Infatti ero arrivata a casa tutta sporca di grasso, che schifo. La cappa era proprio sporca, perché lei una volta a settimana la pulisce. Poi lei cucina l'ampredotto, cucina, fa il roast beef, tutte queste cose. Quindi è normale che il grasso nella cappa ci va. Ok, scusate, no. E niente, c'è stato un attimo. e niente, sono stata lì, ho fatto dalle 9:30 fino a mezzogiorno, perché poi a mezzogiorno e mezza mi usciva lui dall'asilo e quindi sono uscita di lì a 9:50. Ho detto, oddio, spero di farcela, ce l'ho fatta a 9:20, ero lì davanti al cancello, che ancora, per fortuna, sono usciti a 9:30 precisi. E niente, io per ora spero che il video di ieri che vi ho pubblicato vi sia piaciuto e spero di vloggare, non tutti i giorni, ma spero di vloggare, di fare i vlogmas più frequentemente. E a me la cosa più importante, mi interessa per il periodo di Natale, per il 20, dal 23, 24, 25, farvi i vlogmas di Natale. Spero di registrare in quel periodo, in quei momenti là, ma spero di sì. E niente, oggi vado solo a riordinare un po' la casa, perché stamattina quando sono andata via ho solo fatto il letto. Ieri poi avevo sistemato un po' la casa, però oggi sono un po' stanchina, sono sincera. E ora volevo andare a risistemare il divano, a ripiegare tutte le coperte. Mi ero messa lì con l'iPad a guardare un po' di video su YouTube. E vado solo un po' a riordinare un po' di giochi che ci sono di Vincenzo, dare una pulita al bagno, così domani mattina quando mi alzo ho già la casa pulita, sistemata. Perché poi domani sera viene il mio compagno, perché Lotto sta a casa per stare con noi. E poi lui rientrerà venerdì, penso, a lavorare, sì. Niente, io adesso vado a dare una riordinata e ci vediamo dopo. Thank you.
Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlogmas. Sono passati, mi sembra, 3 o 4 giorni da quando ho fatto quella registrazione e poi non ho più vloggato perché non c'avevo più voglia e quindi ho smesso. Quando è stato? Martedì, mi sembra, non mi ricordo, sì, forse un martedì o mercoledì, non mi ricordo. Comunque oggi è sabato, oggi è il... che cos'è oggi? Vabbè, oggi è sabato ma non mi ricordo il giorno. E stiamo andando all'IKEA, stiamo andando a fare un po' di commissioni e stiamo andando a farci un giro e siccome dobbiamo comprare la scarpiera da mettere e togliene quelle che abbiamo in camera da letto perché saranno, è quasi 2 anni che diciamo la scarpiera ma non la compriamo mai. Poi vorrei comprare i barattoli da mettere la pasta dentro perché ho la pasta tutta ammucchiata, poi ve lo farò vedere. E poi oggi pomeriggio, quando saremo a casa, voglio sistemare la cameretta di Vincenzo di nuovo per la 100ª volta e vorrei spostare il mobile che c'è vicino alla porta, non so se avete presente, ma poi oggi vi farò vedere. Lo vorremmo mettere fuori perché voglio fare un pochino più spazio nella cameretta di Vincenzo, visto che quel mobile è un po' inutile là dentro, anche se ci sono le cose del mio compagno, i suoi attrezzi, tutte le sue cose. Magari nel tempo useremo quello e poi compreremo un altro mobiletto di plastica e butteremo via quello, perché tanto alla fine è un po' inutile secondo me, perché occupa tutto lo spazio per il bimbo. E niente, ora noi andiamo a fare queste commissioni e ci vediamo dopo. Siamo io qui, sento. Al McDonald's. Lui stava dormendo, si è svegliato, vero? Saluta un po'. Ora aspettiamo per mangiare. Oh, dopo vi faccio vedere le cose che abbiamo preso da IKEA.
eccoci qua, rientrati a casa. Sono l'una e mezza. Sì, l'una e mezza. Ora vi faccio vedere cosa abbiamo comprato all'IKEA e poi ci sarà una sorpresina. Non adesso, ma venerdì. No, sabato 17 arriverà una cosa bellina a casa nostra. Infatti, meno male. Ora vi faccio vedere cosa abbiamo preso e che cosa servono questi. Poi vi metto la foto nel video così vedete tanto un assaggino di quello che il mio compagno ha comprato su IKEA, che arriverà sabato, e poi ve lo facciamo vedere. Ora vi faccio vedere quello che abbiamo comprato, qualcosina così, perché ogni volta in tasca, t'ho detto in tasca. Mi fa cascare mio figlio. Niente, ora vi faccio vedere cosa abbiamo comprato oggi. È cascato pure il telefono, scusate. Mango, Italia. Allora. C'è un momento, eh? Ah? Ciao. Allora, abbiamo preso 4 cuscini di questi color grigio scuro. Ciao. Grigio chiaro. Ne abbiamo presi 4 di questi. 1, 2, 3. E 4 di questi. Vi dico subito che non abbiamo preso tanto all'IKEA, perché ogni volta che entriamo lì compriamo sempre 2 fesserie e poi diciamo mannaggia, perché non si pensava prima di prenderlo. Vincenzo, aspettate che arrivo. Per questi, perché siccome ho tutta la pasta messa nel mezzo dentro ai mobili e ho comprato questi qua venivano, allora i cuscini venivano, allora ve lo dico, aspettate, allora faccio lo scontrino, allora i cuscini allora, i cuscini 3,50€ l'uno, i cuscini, e sono molto carini, che serviranno per le sedie nuove e il tavolo nuovo che abbiamo comprato. Poi ve lo farò vedere quando sarà tutto montato, vi farò anche vedere quando lo monteranno, vi farò un video. Scusate se, vi voglio chiedere scusa, se non sto vloggando sempre Vlogmax, e sono abbastanza in ritardo con i Vlogmax. Però questo video, i Vlogmas, saranno fino al 30 di dicembre, fino al 31-30, fino a fine anno registrerò questi Vlogmas. Non saranno fino a Natale, ma vorrò fare fino a Capodanno, perché però vi dico subito che registro quello che riesco a registrare, perché non riesco a registrare tutti i giorni, perché essendo che c'ho il bimbo da portare all'asilo, vado al lavoro e riesco a vloggare poco, ve lo dico subito. Magari qualcuno me lo chiede, dice: ma come mai sei così in ritardo con i Vlogmas? Sono in ritardo perché non riesco a registrare sempre, quando mi capita registro. Quindi basta che vi accontentate anche di poco, insomma. Allora, questi qua sono costati 4,95€ l'uno, quindi 14€ 3 di questi, e sono tutti uguali, 2 e 3. Infatti qua ci andrò a mettere la pasta, quella aperta, quella chiusa la lascerò chiusa, quando poi finirà un pacco di questo, finisce, me ci vado a mettere quell'altra. Però poi vi dico subito che poi ne comprerò altri, perché so che questi qui sono comodissimi. E qua c'è quell'altro. Poi mio compagno ha preso questa bottiglia con tutti i cuoricini, penso che siano, è attaccata questa, sì. No, mi sa che non è. E questa qui è costata, allora aspettate, allora sì, questi qua 4,95€. I cuscini, no, ho sbagliato, i cuscini 4,95€, anche i cuscini. E la bottiglia è, sì, la bottiglia 3,50€, questa 3,50€,
bocche di vetro per metterci l'acqua, o le cose che avanzano, vino, lo buttiamo qui, perché di solito ce l'abbiamo, ma insomma, quello. E poi mio compagno si è comprato una borraccia di plastica, sì, e questa qui è venuta, questa qua, quanto è costata? Non c'è scritto. Vincenzo, ma scendi. Mi sa che questa è venuta 3 euro, forse, non lo so. Comunque, tutta questa roba qui che avete visto, abbiamo speso 43,10 euro. Abbiamo speso un po' di più perché queste costavano 4, questi 4 euro e quasi 14, 19 euro c'è scritto qua, boh, non lo so. Comunque, il totale 43,10 euro abbiamo speso all'IKEA. E questo è stato il nostro shopping, perché io dovevo solo andare a comprare i contenitori per la pasta. Niente ragazzi, io adesso vado a sistemare qui, tolgo questa roba qui, cambio il pannolino al bimbo che ha fatto la pupù, e ci aggiorniamo dopo per i saluti e per tutto. E poi dopo, alla fine del video, vi metterò la foto di quello che abbiamo acquistato all'IKEA. Praticamente questo tavolo qui lo vogliamo togliere e vogliamo andare a mettere quello alto con gli sgabelli, poi ve lo facciamo vedere. E poi poi a gennaio comprerò le tende, quelle a rullo, che voglio mettere quelli. E poi voglio andare anche a rifare la cucina, a farla tutta di con la carta, tipo effetto marmo bello. Insomma, ci voglio studiare un pochino. Ci vediamo dopo, ciao a tutti. A tutti, scusate, ma ieri sera alla fine poi non ho più chiuso il vlog perché ci siamo messi a ballare, poi ci siamo stancati, ci siamo buttati sul divano e ci siamo messi a guardare un film di Natale tutte e tre insieme. E oggi è domenica, sono le 10:20, io chiudo qui questo mio vlogmas. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E Alexa dice ancora che c'è una spedizione. 4 consegne oggi, vabbè.
Niente ragazzi, io vi saluto, noi ora usciamo, andiamo da mia cognata a pranzo e poi non lo so se andremo a vedere i mercatini di Natale, ora non lo so come mio compagno se deve andare a Genova, non lo so. E niente, chiudo qui il mio vlog, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo col prossimo vlogmas, non lo so quando, però ci vediamo, tanto fino a dicembre sarò qui con voi a vloggare il vlogmas. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e una buona domenica, ciao ciao!